È dovuta intervenire la Protezione Civile regionale con questa esplosione per sbriciolare il masso che da 13 giorni, tra rimpalli di competenze e analisi, teneva in apprensione gli abitanti di Cetraro e le autorità che hanno dovuto chiudere di conseguenza anche la statale 18, importante arteria di comunicazione sul Tirreno Cosentino. Nel pomeriggio di domenica l'intervento risoluto dei tecnici di una ditta specializzata che, utilizzando delle microcariche di dinamite, hanno frantumato in mille pezzi la roccia. L'operazione, durata in tutto 15 minuti, ha permesso così di restituire la strada al suo importante utilizzo e le case ai loro abitanti. Sul posto, oltre alle autorità, è intervenuto un elicottero della Protezione Civile che ha monitorato tutto il costone e la scenografica esplosione, che ha restituito la serenità a tutta la zona e ha permesso di riaprire la statale 18, chiusa dal 16 febbraio. Di questa operazione si temeva proprio l'effetto del masso quando veniva frantumato, che poteva prendere qualsiasi direzione, andare soprattutto verso le case, le due case che sono vicino a noi, che sono sgombrate, mentre, come avete visto, la ditta incaricata per mettere le microcariche è riuscita a farlo frantumare in aria.